Ciao a tutti, sono Andrea Ripamonti, ho 25 anni e da sempre sono un grande appassionato di lingue. Parlo 11 lingue, molte delle quali le ho imprese da autodidatta, anche grazie ai corsi Assimil, che vi voglio presentare in questo breve video informativo. Che cosa sono i corsi Assimil? Beh, essenzialmente i corsi Assimil sono dei corsi pensati appositamente per autodidatti, che si basano su circa un centinaio di lezioni, che sono suddivisi secondo il metodo Assimil, consistente in due fasi, una fase passiva e una fase attiva. La fase passiva consiste nell'ascoltare i dialoghi, ripetere il testo in lingua straniera, leggere la traduzione, leggere le note grammaticali, lessicali e culturali e svolgere gli esercizi. A partire da metà corso, quindi indicativamente intorno alla 50ª lezione, vi ritroverete ad affrontare la fase attiva. La fase attiva consiste in che cosa? Essenzialmente nel tradurre il testo che avete precedentemente ascoltato dalla vostra lingua madre alla lingua straniera. I CD sono essenziali in quanto vi permettono di farvi l'orecchio, di ascoltare cioè la lingua straniera e di imparare sin da subito la pronuncia corretta, in quanto le tracce sono spesso lette da persone madrelingua. Il costo dei corsi Assimil è vero che risulta essere un pochino alto rispetto ad altri corsi per autodidatti, tuttavia bisogna sempre tenere conto anche della qualità, infatti la qualità dei corsi Assimil è sempre alta e non delude mai. Inoltre dovete anche pensare che se voleste ricorrere a un corso tradizionale, quindi andare in una scuola di lingue o trasferirvi all'estero per imparare la lingua, i costi sarebbero immensamente maggiori. Per cui, se volete padroneggiare in breve tempo una lingua straniera, direi che le diverse decine di euro di un corso simile sono più che ragionevoli. Per quanto riguarda il livello che potete raggiungere con un corso simile, questo dipende dalla collana di riferimento, in quanto nella collana senza sforzo il livello che raggiungerete è solitamente un livello B2. Poi questo varia a seconda del vostro impegno, della costanza di studio e anche della lingua, in quanto per un italiano chiaramente imparare una lingua non latina come può essere lo spagnolo è di gran lunga più facile rispetto a imparare il cinese, per cui magari in spagnolo è sicuramente ragionevole poter optare per un livello B2, mentre magari con il cinese, oltre allo studio del manuale, occorre un'ulteriore pratica, per cui magari fare il corso presentato nel manuale non vi porta proprio a un livello B2, ma a un livello un pochino inferiore. Mentre nella collana perfezionamenti il livello raggiunto è circa C1, in quanto il lessico e le strutture grammaticali presentate appartengono a questo livello avanzato. I corsi Assimil sono famosi per essere definiti senza sforzo, questo è parzialmente vero in quanto il corso fin da subito non vi richiede di memorizzare lunghe liste di vocaboli o di regole grammaticali, ma bensì di lasciarvi trasportare dalla lingua, in poche parole di innamorarvi di essa. Per le lingue più comuni spesso non è necessario un supporto grammaticale, anche se in realtà questo dipende un po' da ciascuno di voi, in quanto ci sono persone che sono abituate ad apprendere le lingue in maniera tradizionale, quindi l'uso di una grammatica può essere utile, ma ci sono anche persone che magari hanno già dimestichezza, hanno esperienza oppure imparano in maniera meno tradizionale, per cui un supporto grammaticale non per forza è necessario. Sta un po' a voi, insomma. I corsi Assimil sono disponibili sul sito ufficiale dell'editore, su Amazon, su altre piattaforme delle più famose librerie o ancora, se invece non ve la sentite di acquistare un corso, potete iniziare a prenderlo nella vostra biblioteca e, se vi piace, acquistarlo in futuro. Ed ecco qui la mia collezione personale Assimil. Come potete vedere, possiedo il greco moderno, il portoghese brasiliano, il bulgaro, il francese, lo svedese, il perfezionamento dello spagnolo, il perfezionamento del tedesco e il perfezionamento del russo. Oltre a questi ho anche il romeno in tasca, che però non è un corso, ma essenzialmente un frasario. A breve acquisterò il nuovo perfezionamento dello spagnolo, che dovrebbe uscire quest'autunno, e l'anno prossimo non vedo l'ora di acquistare il persiano e il turco senza sforzo, in quanto dopo tutta questa sfilza di lingue europee vorrei assolutamente cominciare a imparare una lingua che provenga da un nuovo continente, e direi che quello asiatico medio orientale è il candidato numero uno.
Bene, se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al mio canale per saperne di più in futuro su altri video inerenti all'apprendimento linguistico e lasciate un commento se avete ulteriori domande a cui sarò felice di rispondervi. Ah, non dimenticate di seguirmi anche su Instagram, ho infatti di recente creato una pagina in cui condividerò con voi informazioni e materiale linguistico stimolante per il mio e per il vostro apprendimento linguistico. A presto! E mi raccomando, se volete imparare anche voi una lingua, comprate un corso simil, senza sforzo o di perfezionamento. Ciao!